Rieccoci in diretta, siamo qui a parlare di salute, è proprio partendo già con una bella raucedine, chiedo scusa, parlare soprattutto dei nostri occhi, della salute dei nostri occhi. E quando parliamo degli occhi non possiamo che invitare uno dei massimi esperti a livello non solo regionale ma anche nazionale, il dottor Silverio Rizzuto. Grazie, che è direttore del centro Iris a Cosenza e poi ha collaborazioni con ospedali a Pisa, Modena, insomma con vari centri di eccellenza italiani. Dottor Rizzuto, allora, un problema che colpisce tante persone e che dovrebbe destare un po' di, non allarme, ma almeno di attenzione, è la retinopatia provocata anche dal diabete. Che cosa succede? È possibile che non si può fare nulla? Oppure come bisogna muoversi per evitare poi le conseguenze più nefaste, a cominciare dalla cecità? Sì, bellissimo argomento. Allora, premesso, faccio questa premessa proprio per dar peso a quello che seguirà. La retinopatia diabetica è la causa più importante di cecità legale tra i 25 e i 65 anni. Quindi cominciamo dai giovanissimi. Sì, perché sappiamo benissimo che ci sono due tipi di diabete, uno di questi inizia anche in età anche infantile. E una delle dei motivi per cui può comparire la retinopatia diabetica è proprio gli anni di diabete, cioè di malattia nel diabete. E quindi più anni una persona ha il diabete, più il rischio che compaia la retinopatia diabetica è alto. E la retinopatia diabetica non è altro che un segnale di una, che l'alterazione metabolica che sta alla base sta colpendo i vari organi. Quindi è il primo campanello d'allarme per dire attenzione, perché poi gli occhi e il diabete sono strettamente collegati. Sì, certo. Stiamo attenti, provvediamo. Esatto, infatti noi abbiamo la fortuna come specialisti di poter vedere e osservare le lesioni che provoca il diabete, e quindi abbiamo la possibilità di monitorare l'evoluzione della malattia e di base che della retinopatia diabetica. E in questo ci vengono in aiuto l'imaging diagnostico, che naturalmente anche questo negli ultimi anni ci ha portato sempre a una minore invasività, perché l'imaging classico del diabete e della retinopatia diabetica era la foto a colori, in cui si evidenziavano delle lesioni, tipo l'emorragia, i microaneurismi, gli essudati cotonosi, delle macchioline bianche, oppure gli essudati duri, o i neovasi, cioè si osservano determinate... Quindi con delle foto si faceva... Con delle foto, che quello potrebbe essere già un sistema di screening molto importante. Ultimamente a un congresso hanno proprio fatto vedere un esempio di poter seguire queste situazioni affidando proprio al medico di base o al diabetologo la capacità di fotografare la retina dei pazienti in una maniera tale che non si rivolga agli oculisti, ma direttamente il medico di base prende l'immagine che poi naturalmente trasferisce a un oculista che la legge, in questa maniera da poter seguire nel tempo. E già questo è un sistema, per poter monitorare il paziente, perché quando compaiono le lesioni, allora a quel punto lì si avvia un determinato discorso che faremo in seguito. Ma l'imaging classico poi prevedeva la fluorangiografia, cioè l'iniezione di un mezzo di contrasto e poi delle foto in successione, man mano che il colorante arrivava
dal braccio agli occhi, e così che si evidenziavano delle, sia come il sangue perfonde nei capillari, perché la retinopatia diabetica è prevalentemente una microangiopatia, cioè interessa il microcircolo, e quindi vediamo sia come circola il sangue, sia se ci sono delle alterazioni di permeabilità o delle altre alterazioni successive, tipo i neovasi o delle alterazioni intraretiniche vascolari più importanti. Ora però prevede l'iniezione di un mezzo di contrasto, come abbiamo già detto altre volte, rimane sempre un esame fondamentale la fluorangiografia. Però oggi è possibile anche seguire i pazienti con una nuova tecnica, che è l'angio-CT, cioè un'angiografia fatta con uno strumento molto conosciuto, molto diffuso, che è quello a coerenza ottica, dove si utilizza semplicemente una luce. E quindi non c'è bisogno di iniettare mezzo di contrasto. Quindi l'importanza è la facilità di esecuzione, la ripetibilità, la non invasività. Naturalmente le informazioni che riceviamo sono informazioni che possono andare a completare quelle che ci hanno già dato gli altri immagini, oppure possono essere già da sole sufficienti per poter monitorare i pazienti. Il grande vantaggio di questa nuova tecnica diagnostica è che è tridimensionale, non ci dà un'immagine piatta, ma è possibile fare una ricostruzione della retina, e soprattutto ci divide, ci segmenta i vari strati retinici. In questa maniera possiamo andare a studiarci bene la barriera ematoretinica, sia quella interna, che è quella più colpita nella retinopatia diabetica, sia quella esterna. Cos'è questa barriera ematoretinica? Che poi è alla base dei meccanismi patogenetici che delle alterazioni legate alla retinopatia diabetica. Noi dobbiamo immaginare la rete vascolare che giunge alla retina come una rete terminale, cioè come i vasi, come i rami terminali di un albero. O volendo fare un altro esempio, se ci ricordiamo come venivano irrigati i campi, ed è stata una delle invenzioni degli arabi, no? Quella dei solchi, e quindi fare una serie di solchi attraverso cui far scivolare, scorrere l'acqua e farla raggiungere a destinazione. Ora, immaginiamo che uno di questi solchi o si restringa, o abbiamo delle aperture in questi solchi, oppure si chiudono, abbiamo delle situazioni conseguenziali sulla circolazione. Cioè, se prevalgono gli elementi di chiusura di questi vasi, andremo incontro a delle alterazioni ischemiche, cioè del microcircolo, quindi delle alterazioni cui seguirà la necrosi, cioè la morte cellulare per mancanza di ossigeno e di nutrienti. Ma nel caso specifico possono essere anche portare a gravi alterazioni anche quando si hanno delle fenestrature in questi solchi, cioè si perde la capacità di mantenere il liquido dentro questi tubi, quindi si ha un'alterata permeabilità e quindi trasuda da questi vasi del liquido, delle proteine, e quindi danno origine a un'altra serie di cascate di eventi. Naturale che l'edema in questo caso, cioè l'alterata permeabilità, quando interessa la zona più nobile dell'occhio, che è la macula, può essere focale, diffusa, cioè si hanno diversi quadri, però va a impattare poi sulla capacità visiva centrale.
così ugualmente i fatti ischemici, però in genere i fatti ischemici prevalgono in periferia e quindi danno delle problematiche di reazione, cioè se il diabete non viene ben controllato, gli altri fattori di rischio cardiovascolari, obesità, fumo, ipertensione, trigliceridi e soprattutto la pressione minima non vengono controllati, allora si hanno delle ischemizzazioni periferiche, prevalentemente periferiche, con tentativo di formare nuovi vasi da parte del tessuto nervoso retinico. E quindi si innesca un'altra strada, che è quella della proliferazione di neovasi. Tutto ciò, sia nel caso di edema, sia nel caso di ischemia, sia in presenza di entrambi i meccanismi, se le cose non vengono interrotte, c'è una cascata di eventi negativi che più tardi si prende e più complicanze assisteremo. Dottore, ci fermiamo qui, prendiamo la telefonata e poi continuiamo. Certo. Pronto? Sì. Benvenuto, da dove ci chiama? Da Mantea. Da Mantea, prego. Si può parlare con il professore? Si può parlare, si può. Certo, prego. Certo. Certo. Può parlare, abbassi il volume del televisore perché sennò c'è il ritorno audio e quindi perdiamo tempo. Ci siamo? Sì, ci siamo, sì. Ecco, perfetto, faccia la sua domanda. Sì, pronto? Sì, sì, la sentiamo, la sentiamo. Anzi. Io volevo chiedere al professore, per quanto riguarda una maculopatia, se c'è qualche rimedio oppure ancora sono rimasti indietro come tecnica? Beh, le maculopatie sono tante. Oggi ci sono proprio tante possibilità per le maculopatie. Poi dipende di quale... Io ho fatto già l'Avastin tempo fa, però non ho visto nessun risultato. Sì, certo, però bisogna vedere di quale maculopatia stiamo parlando, perché in base al tipo di maculopatia la prognosi cambia a secondo di cosa stiamo parlando. Ci sono alcune maculopatie, che non credo che sia il suo caso perché, per la terapia che ha fatto, di tipo congenito che purtroppo ancora sono su base ereditaria e quindi sono legate, sono delle distrofie maculari di tipo genetico e su quelle forse sono le uniche che ad oggi non c'è possibilità di ottenere dei grandi risultati, però in futuro ci saranno anche delle risposte su quello. Su tutte le altre maculopatie dipende dalla tempistica in cui vengono diagnosticate e dalla causa che ci sta di fondo. Per esempio, una maculopatia... La mia è stata presa un pochettino in ritardo. Io l'ho avuta all'età di, penso, 24-25 anni. Adesso ne ho 50, quindi... Ma è miope? È miope? No, io ce l'ho avuto solo all'occhio sinistro. Diciamo, l'occhio destro ce l'ho buono, l'occhio sinistro, quindi la sto mantenendo così... non ho avuto peggioramenti. Va bene. Ascolti, è naturale, io parlo in generale. Allora, nel caso specifico del signore, presumibilmente si può fare riferimento a una corioretinopatia serosa o una distrofia dell'epitelio pigmentato che insorge proprio intorno a quell'età lì. E di questo, in questo caso specifico, al di là della diagnostica che ci dà delle informazioni in più e quindi ci fa scoprire prima alcune alterazioni strutturali e quindi ci permette di intervenire, il timing, cioè i tempi vengono dettati in una maniera diversa. Ma nel caso specifico si trattasse di una cosa di questo genere, oggi c'è il laser a micropulsato sotto soglia che dà degli ottimi risultati in questi tipi di patologie. Quindi,
Adesso si può intervenire anche con l'asse per quanto riguarda la maculopatia? Non la maculopatia, questo sì. Tipo di maculopatia, perché ce ne sono una marea di maculopatie, quindi ce ne sono alcune che hanno come prima... le terapie sono diverse, allora mettiamola così. C'è la terapia iniettiva, che è quella di, come lei ha fatto cenno, di iniettare dei farmaci dentro l'occhio che possono bloccare la formazione di neovasi o far riassorbire l'edema. E questa è una strategia terapeutica che in alcune forme dà dei risultati ottimali, però si scontra con la realtà pratica che per esempio nelle maculopatie senili o nel diabetica in cui bisogna iniettarle La mia se non vaderate è senile. Beh, senile 50 anni è un po' eccessivo, sa. Non credo che possiamo definirla senile, soprattutto se è insorta a 25 anni. L'ho avuta a 24-25 anni. Quindi credo che, credo che non sia quella senile. Ci sono delle forme che possono ricordare quella senile, ma non è quella senile. Ma se lei mi dice che l'altro occhio è sano, quindi escludo alcuni tipi di patologie. Quindi c'è la forma iniettiva, però il limite della forma iniettiva è che finché non esce fuori e stanno per uscire dei farmaci che iniettati vengono rilasciati lentamente, quindi avremmo la possibilità di fare delle iniezioni molto diradate nel tempo. Altrimenti allo stato attuale, secondo i vari studi che ci sono, a secondo delle varie patologie, bisogna fare 3 punture consecutive, una loading phase, cioè una dose d'attacco di una puntura al mese per 3 mesi. Poi successivamente si può fare un trattamento PRN, cioè al bisogno, oppure si può diradare il numero di punture nel tempo. Però si passa sempre a 7, 8, 6 punture annuali da ripetere. Quindi la strategia oggi che si tende a seguire terapeutica nelle varie maculopatie, non nel suo caso specifico, sto parlando in generale, nelle varie maculopatie è quella di essere, agire su più fronti, cioè a dire c'è la componente neovascolare, benissimo, la componente neovascolare si combatte semplicemente, prevalentemente, con la terapia iniettiva. Ma ci sono altre forme, per esempio quella della retinopatia diabetica, di cui stiamo parlando oggi, perché oltre alla terapia iniettiva si può ridurre il numero di iniezioni utilizzando dei laser. Laser che non sono quelli di una volta, per esempio nelle maculopatie fino agli anni 2005 si utilizzavano dei laser distruttivi come era il laser argon oppure il laser rosso oppure il laser a diodi oppure la PDT che era un'evoluzione di quel tipo di laser. Oggi trovano una limitata indicazione in alcune situazioni particolari, però prevalentemente sono state soppiantate dalla terapia iniettiva. Mentre il laser di cui stiamo parlando oggi è un laser di nuova generazione, che è un laser giallo, che si utilizza non per distruggere, ma per attivare delle cellule che, passatemi il termine, nelle barche ci sono le pompe sentina, cioè quando si imbarca dell'acqua si attivano e buttano l'acqua fuori. Nello strato della retina c'è uno strato sotto la retina, che è l'epitelio pigmentato, che funziona proprio come... ha tante funzioni, ma tra le altre ha anche questo di aspirare del liquido e buttarlo fuori. L'obiettivo principale di questo tipo di laser è proprio quello di non distruggere, ma di
attivare queste cellule in una maniera tale che queste funzionano meglio e riducono la componente iniettiva, cioè laddove abbiamo del liquido che stravasa. E quindi questo, le due tecniche abbinate, ci danno dei risultati migliori, hanno dei target, degli obiettivi terapeutici diversi e nello stesso tempo ci danno dei risultati migliori, oltre che ridurre le prestazioni al paziente. Altra componente che va presa in considerazione, e questo in tutte le maculopatie, che siano miopiche, che siano degenerazione maculare senile, che siano la retinopatia diabetica o che siano di altra origine, davanti alla retina c'è una gelatina che è il vitreo, che normalmente il vitreo è adeso alla retina e c'è un'interfaccia. Questa interfaccia è ben organizzata perché i fasci del vitreo a livello dell'interfaccia sono organizzate parallelamente alla retina e con il tempo c'è un'omeostasi, cioè la quantità di liquido e di fibrosi retinica. Immaginate il vitreo come la chiara dell'uovo, l'albume dell'uovo, che è un po' appiccicaticcio, che però si attacca e adeso alla parete della retina. Con il tempo si ha una tendenza elastica a retrarsi di questa gelatina. Ora, se le aderenze alla retina dovessero essere patologiche o per alterata omeostasi legata all'età, cioè non c'è un equilibrio tra la sineresi, cioè l'invecchiamento delle proteine della retina, la formazione di liquido dentro questa gelatina vitreale e quindi la tendenza a staccarsi del vitreo dalla retina, che è un processo fisiologico e che deve avvenire perché quando non avviene ci sono dei problemi. E però deve essere associata a una perdita di questa aderenza. Questa perdita di aderenza, se non c'è, lascia sulla retina delle membrane che tirano, più o meno. Quando c'è una maculopatia associata, la trazione va tolta perché si è visto che peggiora la malattia di base. Quindi in questi casi qui bisogna entrare dentro l'occhio e con una chirurgia vitreo-retinica bisogna andare a fare un peeling, cioè a togliere queste membrane. Ritornando al caso specifico... Velocemente, perché abbiamo la pubblicità. Sì, nel caso specifico, per esempio, della retinopatia diabetica, nei casi evoluti della retinopatia diabetica, noi abbiamo anche una immissione in questo vitreo di prodotti del metabolismo e alterazioni metaboliche in genere che alterano queste omeostasi che dicevo prima, questo equilibrio tra le fibre, tra le reti di pescatori e l'acqua, e quindi queste reti di pescatori tendono ad addensarsi più facilmente e quindi aumentano la capacità contrattile di questa situazione, innescando un processo anche questo progressivo. Assolutamente, quindi il nostro telespettatore, diciamo che ha la possibilità, ovviamente bisogna poi vedere la sua situazione, però certo, ha la possibilità eventualmente di usufruire di questa tecnica del laser se ci sono le condizioni, si è fatto diciamo progresso rispetto alle maculopatie, certo, nella terapia. Linea alla regia per la pubblicità e poi di nuovo in studio a parlare di occhi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Eccoci in studio in diretta con il dottor Silverio Rizzuto, oculista, e stiamo parlando delle retinopatie, in particolare quelle diabetiche, dottore, perché abbiamo visto che sono molto diffuse
I primi sintomi, lei ci ha spiegato il meccanismo e quindi l'importanza anche di arrivare a una diagnosi precoce per limitare i danni. Ma quali sono i primi sintomi? È chiaro che un diabetico deve controllare perché sa che gli occhi sono a rischio, però c'è qualche campanello d'allarme che bisogna cogliere, soprattutto quando pensiamo che poi vengono colpiti anche i giovani che hanno il diabete. Se mi permette, finisco un attimo di rispondere al signore di prima. Allora, sulla macolopatia. Esatto, è naturale che la terapia è intesa, qualunque terapia noi andiamo a effettuare, è intesa ad evitare danni successivi. Danni già pregressi, cicatrici nella zona più nobile dell'occhio, ad oggi non c'è terapia. Quindi i danni fatti ci restano. Se non terapie attualmente sperimentali e chirurgiche. Okay? Quindi mi sembrava dovuto. Ma è giusto, si devono contenere e prevenire ulteriori danni. Esatto. Quelli già avuti purtroppo. Purtroppo lì ad oggi entriamo nel campo dello sperimentale e dello sperimentale chirurgico. Per quanto riguarda invece i primi segni e sintomi della patologia del diabete, allora, noi abbiamo delle alterazioni che possono essere legate a un'alterata glicemia cronica, e quelle abbiamo dei danni soprattutto secondari alle alterazioni delle alterazioni croniche, e quindi abbiamo delle alterazioni vascolari, come dicevamo prima, del microcircolo, che possono interessare la retina, ma che possono interessare anche il segmento anteriore. È naturale che quelle più importanti sono quelle retiniche. Si può stare tanti anni senza avere disturbi o segni della malattia. Quindi può essere asintomatico questo processo di degenerazione? Sì, per tanti anni si può star bene senza avere disturbi. Da qui la prevenzione perché vanno monitorati soprattutto quando... Vanno monitorati tutti, però quando... Ci sono un aumento degli anni di diabete, quando ci sono delle variabilità del diabete, soprattutto il sali e scendi della glicemia, o ci sono altri parametri o fattori di rischio cardiovascolari suscitati o una predisposizione genetica, allora in quel caso lì il monitoraggio può essere più stretto o a maglie più larghe. Ma in ogni caso i primi segni sono sempre asintomatici, quelli retinici, perché si possono avere, possono essere asintomatici meglio ancora, tranne se non vanno a colpire la zona più nobile, che è la macula e la fovea. Quindi ci possono essere delle piccole emorragiole, dei microaneurismi, cioè delle piccole dilatazioni dei capillari. Ci possono essere degli essudati, cioè della perdita di proteine, oppure anche della perdita di liquidi focali, che possono essere asintomatiche per tanto tempo, però dimostrano che c'è una patologia in atto. Quindi la sorveglianza in questi casi qua, che è prima di ogni altra cosa metabolica, cioè l'occhio è una vittima di una situazione generale, quindi l'oculista interviene nel bloccare quella cascata di eventi negativi con le strategie che prima accennavamo. E mentre la vera prevenzione di tali lesioni, e che vanno a riguardare non solo una prevenzione d'organo che riguarda sia gli occhi, sia i reni, sia il cervello, sia le altre situazioni generali. E
la circolazione delle gambe, dei piedi, cioè c'è tutta una serie, un corredo di problematiche monitorati che vanno distretti poi, del nostro corpo. No, è multidistrettuale. Quindi, da una parte abbiamo la prevenzione principale, che è quella del controllo della malattia di base e degli altri fattori di rischio. D'altro canto, l'oculista interviene invece sulle evitare la progressione. Uno dei sintomi invece del diabete esterno è fatto della lacrimazione, della cisposità, oppure della vista ballerina, del cambio di occhiali, soprattutto repentino, cioè se si ha uno sbalzo di glicemia cambiano gli occhiali per un fatto osmotico, che però una volta che rientra la glicemia si ritorna agli occhiali precedenti, quindi si possono avere delle alterazioni anche nel giro di un mese importanti. Quindi questi sono segni premonitori che qualcosa non va. Questi richiedono urgentemente. Però sono sintomi e segni fastidiosi che però non hanno conseguenze, come dire, disastrose, non hanno conseguenze che possono portare a cecità se non si bloccano. Però sono segni allarmanti per dire, guardate, c'è qualcosa che non va, è bene che venga seguito e si instauri un rapporto più stretto con il medico di base, con il diabetologo, con l'oculista. È multidisciplinare questa situazione. Quindi la malattia diabetica, la retinopatia diabetica, oltre a servire il follow-up per gli occhi stessi, serve anche per dare informazioni al medico di base, al diabetologo e all'endocrinologo come sta procedendo la situazione. Nell'evolvere invece della retinopatia diabetica, queste sono tutte lesioni reversibili, quelle che ho detto fino adesso, delle emorragiole, microaneurismi, piccoli fatti ischemici, sono reversibili, con conseguenze più o meno importanti o nulle. Lasciata a se stessa, prevalgono le componenti esudative ed ematose. Se, ritornando all'esempio dell'irrigazione per canali araba, se l'acqua fuoriesce e le piantine stanno molto tempo nell'acqua, poi muoiono ugualmente per eccesso, si infracidiscono, no? Certo. E ugualmente un'eccessiva permanenza di liquido dentro l'occhio porta a dei danni nei fotorecettori. Quindi va combattuto questa leakage, questa perdita di liquidi o di proteine, perché destrutturano poi la retina e i fotorecettori. E quindi, come dicevo prima, le strategie sono iniettive, cioè iniettare dei farmaci dentro l'occhio, e dei laser. Laser che fino ad oggi, e qui anche è un'altra novità tecnologica, fino ad oggi i laser erano prevalentemente di tipo distruttivo e in ogni caso erano affidati alla bravura dell'oculista, sostanzialmente dell'operatore. Oggi abbiamo a disposizione un laser navigato, cioè controllato dal computer, in cui acquisiamo le immagini dell'occhio del paziente e anche qui le possiamo, può essere multi-imaging, cioè abbiamo l'immagine fluorangiografica che ci dice dove perde dove ci sono delle zone in cui perde il liquido, ci sono le zone in cui è ischemica, ci dà una serie di informazioni. Poi prendiamo l'OCT e ci dice dove è maggiore il liquido rispetto ad un'altra zona. Si interfacciano tutte
queste informazioni e l'oculista pianifica il tipo di laser che bisogna fare, cioè dire qui che ho più liquido ho bisogno di un trattamento più intensivo, qui ho meno liquido ho bisogno di un trattamento inferiore. E si pianifica le zone che vanno trattate e le zone che non vanno trattate. Date queste informazioni al laser, poi il laser effettua quello che l'oculista ha pianificato, inseguendo anche l'occhio, cioè a dire nelle zone che non deve trattare non le tratta, le zone che deve trattare quindi più intensamente. In maniera precisa veramente. In maniera molto precisa e pianificata. E ottimo, soprattutto, questo veramente e soprattutto in dolore per il paziente, o perlomeno con notevole riduzione dei fastidi per il paziente. E questa è veramente una novità importantissima, credo che consola anche chi ha bisogno di questi trattamenti. Pronto? 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 Sì, benvenuta, da dove ci chiama? Chiamo da Cosenza, sono benissimo. Rosa. Io volevo fare una domanda all'oculista, perché penso che ogni medico ha la sua, diciamo, giusta diagnosi. Siccome la mia era una domanda, io da piccola, a 4 anni e 3 mesi, sono stata operata di strabismo. Ora mi trovo in attesa di 13 settimane. Mi hanno messo un dubbio che chi si è operata, diciamo, di strabismo non può fare un parto naturale per via dello sforzo. Io volevo chiedere all'oculista se è vera questa cosa qua. Naturale che... Se la domanda è solo legata allo strabismo, le rispondo subito che non è vera. Sì. Le rispondo subito che non è vera. Perché quindi non può fare c'è, il parto naturale. Esatto, non vedo correlazioni. Cosa diversa, sì. Se nel caso specifico, oltre allo strabismo, ci sono delle patologie associate o delle situazioni retiniche associate, o delle situazioni vitreali associate, possono... No, più... il dubbio, dottore, era solamente questo, anche perfetto, perché comunque signora. Diciamo che è una domanda un po' precoce, perché ancora di 13 settimane io non ho parlato nemmeno con il ginecologo, sa che mi sono operata comunque di strabismo, ma dico forse è presto per fare una domanda. Ora combinazione, cambiando canale, dico ora voglio chiedere, perché tutti mi dicono secondo me no, non lo puoi fare, perché lo sforzo ti potrebbe far ritornare lo strabismo, siccome il mio era uno strabismo tra l'altro anche abbastanza evidente, grazie all'operazione penso che forse mi hanno fatto un miracolo, quindi dico magari se io ci tengo con tutto il cuore a fare il parto normale, però dico se poi magari mi devo rovinare, la paura cioè, mi ha fatto sorgere il dubbio e quindi ho voluto fare la domanda. Le rispondo subito, signora. Ecco, allora, così è naturale che quando... consigli anche ad altre persone, esatto, che possono sì. trovare... Naturale che la mia risposta, signora, è per lei, però sì. deve cercare di cogliere e dare una risposta a una platea più ampia. Allora, quando il problema è solo di strabismo, lì sono sì. stati spostati dei muscoli, signora, quindi i muscoli sì. sono oramai cuciti nella nuova sede, funzionano nella maniera adeguata, quindi sì. non c'è possibilità alcuno che qualunque evento sì. di tipo legato al travaglio e al parto possa sì. incidere su una situazione di questo genere. L'unica situazione che potrebbe andare a incidere su una situazione di questo genere sono i traumi diretti, ok? E quindi le escludiamo nel caso di un parto. Quindi stia tranquilla. E per quanto riguarda, dottore, essendo che io sono pure astigmatica e soffro anche di miopia, l'allattamento nemmeno c'entra nulla, perché dicono che si peggiora, che magari gli oculisti, una mia amica mi ha detto non ti dicono mai di allattare se uno magari, anche perché comunque ho 2,75 e 2,75 di gradi, sia occhio destro che occhio sinistro, quindi cioè, forse sono un bel po' di gradi, anche sull'allattamento... Anche lì è uguale il discorso, signora, è uguale sempre il discorso. Se, sì, non, ci sono, se non ci sono patologie che riguardano Perfetto. La retina, il vitreo, o patologie che controindicano specificatamente sia il parto che l'allattamento,
non c'è nessuna controindicazione specifica. Va benissimo, lascio completo, completo la, okay, la risposta. Grazie signora, grazie. Gentilissima. Grazie, grazie. Completo la risposta. Questo della cultura popolare che la gravidanza e l'allattamento peggiorano la miopia ha un suo fondamento che è legato però è storico, cioè dire nella gravidanza e nell'allattamento c'è una parte delle energie che vengono indirezionate al nascituro e anche con l'allattamento naturalmente tanto liquido viene. Abbiamo una telefonata. Sì. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Caccuri. Benvenuto. Senta, io avrei un problema da esporre all'oculista. Sì. Cioè, un mio nipote, piccolino, che ha 2 anni e mezzo, che non sempre, cioè a volte fa un occhio storto, in poche parole, esce dal centro, insomma, rispetto all'altro. Bene. Adesso le rispondo. Così mi correlo anche a quello di completo anche la risposta di prima, se mi consente. Allora, quando non ci sono patologie associate e la gravidanza e l'allattamento non creano delle condizioni, non si associano a condizioni patologiche, e soprattutto il fondamento storico dove sta? Che in epoca post bellica, cioè la capacità di i nutrienti erano scarsi anche per la paziente, certo, per la mamma, si e quindi è naturale che si assisteva anche a situazioni di questo genere, ma oggi è difficile che si vada incontro a delle problematiche, anzi magari miopia. Andiamo a problematiche opposte. Allora, il bambino che il bambino che ha fa gli occhietti storti, allora è sempre lo stesso occhio? Pronto? Mi ascolta? Credo allora, che allora rispondo indipendentemente. Allora, se sì, sì, è sempre lo stesso occhio. È sempre lo stesso occhio. Ci sta anche per più di un minuto con l'occhio storto? Sì, sì, è sempre lo stesso occhio. Sì. Ok. Allora, ci sta anche di più. Anche più di un minuto. Allora va visto immediatamente perché ci sono delle situazioni che insorgono proprio a quell'età lì in cui la coordinazione motoria, gli occhi stanno in parallelo tra di loro perché sulla retina dobbiamo immaginare che la retina ci sia un punto zero in tutti e due gli occhi, quel punto zero deve corrispondere tra i due occhi e nello stesso tempo corrisponde una coordinazione motoria che permette il movimento dei due occhi in una maniera sincrona e simmetrica. Quando ciò non avviene bisogna vedere qual è la causa. Ora, fino ai 6 mesi di età, uno strabismo, cioè un'alterazione del parallelismo oculare saltuario che dura pochi secondi e che non riguarda sempre lo stesso occhio, può essere una cosa fisiologica. A fine 6 mesi, sopra i 6 mesi e sempre che non ci siano altri segni o sintomi associati, sopra i 6 mesi di età qualunque alterazione del parallelismo va studiata immediatamente perché se c'è di fondo un errore refrattivo, cioè un errore che va corretto con occhiali, si risolve solamente con gli occhiali la problematica. Quindi vanno dati gli occhiali. Vanno dati gli occhiali e se nell'eventualità va fatta una terapia anche associata di bendaggio occlusivo o meno, a secondo delle varie situazioni. Ci troveremo di fronte a situazioni diverse per cui l'albero decisionale, cioè di quello che dobbiamo andare a fare, man mano cambierà. Se invece non è legato a un discorso refrattivo, cioè di occhiali, allora può essere legato a un fatto muscolare, cioè
perché un muscolo è più corto, è più lungo, è più fibrotico, o la carrucola dove gira può essere alterata, allora in quel caso lì si rientra nel chirurgico. Questi sono i due grandi capitoli. È naturale che in mezzo noi dividiamo per praticità di esposizione, ma in mezzo poi c'è una marea, c'è un continuum di situazioni dove certo. le varie componenti si prevalgono l'uno l'altra. Però quindi la risposta è si deve vedere subito. Immediatamente per escludere patologie prima di ogni altra cosa di base. E poi, perché ci possono essere anche delle patologie di base, non nel caso specifico del ragazzino, che non mi sembra, ma in genere quando un occhio si mette storto ci possono essere delle altre patologie più serie. E quindi quelle vanno escluse. E in più, nel caso specifico, molto probabilmente con un paio d'occhiali si potrebbe risolvere il problema. Purtroppo abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. È volato il tempo, abbiamo ancora molte tante cose da dire sicuramente. La ringrazio. Grazie a lei, arrivederci. Sicuramente abbiamo dato dei consigli anche sulla retinopatia, che è importante, sulla maculopatia, sull'occhietto storto che capita spesso nei certo. bambini. Va bene, dottor Rizzuto, io la ringrazio, spero grazie di averla presto di nuovo, perché vorrei parlare anche dell'incidenza dell'estate sulla salute degli occhi, perché visto che andiamo incontro a sole, luce e quant'altro, come ci si protegge? Bastano gli occhiali? Allora, su questo ci fermiamo. Grazie al dottor Silverio Rizzuto, direttore del centro Iris a Cosenza, nonché collaboratore con i maggiori centri italiani. Grazie ad Enzo Leonetti Regia, grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci.